Buonasera Daniele Emanuele, benvenuti alla 29ª puntata di stagione di Calcio di Rigore, una puntata come sempre ricca di servizi, ma prima di iniziare vado a presentare chi mi affiancherà nella conduzione. Do la buona serata alla nostra Veronica Lisotti. Ciao Veronica. Ciao Daniele, buonasera a tutti voi. Ritorniamo nuovamente con Calcio di Rigore e ovviamente ritorniamo a parlare di calcio dilettantistico. Come sempre partiamo con il campionato di eccellenza, dove andremo a vedere assieme le immagini relative a Sasso Marconi Rimini. Ci sposteremo poi nel campionato di promozione Girone D con gli highlights della vittoria del Russi sul Diegaro e poi anche le immagini relative a San Pietro in Vincoli e calcio del Duca. Come sempre apriremo poi una finestra relativa al campionato di promozione Girone A Marchigiano, dove continua la buona marcia davvero del Gabice Gradara, che proprio domenica ha strappato una importantissima vittoria contro la Laurentina in chiave salvezza. E poi chiuderemo come sempre con il campionato di prima categoria Girone H, e in particolar modo andremo a vedere quello che è successo tra Vis Nova Feltria e Spontricciolo. Vis Nova Feltria davvero trainata da Stefanelli e Cupi. Come sempre, per interagire con noi, 333 60 29 299, per interagire, parlare con i nostri ospiti, porre domande o curiosità tramite SMS o tramite WhatsApp, pagina Facebook calciodirigore.official, e poi per chi di voi volesse rivedere la puntata www.romagnasport.com. Allora abbiamo scaldato i motori, abbiamo il nostro opinionista che ormai praticamente brilla di luce propria, e poi abbiamo ovviamente il piacere di avere con noi i nostri ospiti che adesso Daniele ci presenta. Ok, iniziamo a presentare come sempre, l'hai già detto tu, il nostro opinionista Giacomo Alpini. Ciao Giacomo. Ciao, buonasera a tutti. Salutiamo e diamo il ben ritrovato ai nostri studi a Massimo Zanini, allenatore. Ciao Massimo. Buonasera, buonasera a tutti. Ritroviamo anche lui sempre con piacere una settimana, incrociamo le dita dalla possibile vittoria del campionato di prima categoria, il direttore sportivo dell'Igea Marina, Aldo Righini. Buonasera a tutti. E salutiamo, lo ritroviamo anche lui, terza volta in 2 anni qui a Calcio di Rigore, difensore di Gabice Gradara, Alberto Sabattini. Ciao Alberto. Ciao, buonasera a tutti. Ti lasceremo poi nel corso della seconda parte di Calcio di Rigore alle domande della nostra Veronica. Sei contento stasera per la vittoria di ieri? Ah, quello sicuro, la grande. È stata una bella vittoria, fondamentale. Siamo molto molto contenti, dai. L'umore è a mille sicuramente. Quello sicuro, sì. Dopo il lungo periodo nero, diciamo che adesso si respira una buona aria finalmente. E ve lo meritate, ve lo meritate. Aldo, allora, a meno 6 dalla possibile, incrociamo le dita, vittoria del campionato. Ci stai pensando? Quale sarà intanto lo scenario per domenica? State organizzando qualcosa? Bambini allo stadio? Allora, innanzitutto torno qua con piacere insieme a voi. Mi ricordo che anche a quel tempo là mi facevi delle domande, avevo preso un po' di... Chiaramente oggi è un po' diverso, ci dividono veramente ore da quello che potrebbe essere una cosa che secondo me abbiamo costruito già dall'estate scorsa, e chiaramente adesso non ci nascondiamo più, domenica per noi è importantissimo e dobbiamo veramente fare l'ultimo passo per poi completare questo percorso. Ovviamente ti faccio l'in bocca al lupo e poi aspettiamo lunedì prossimo di poter raccontare per l'appunto quello che è successo nella domenica calcistica. Massimo, ti ritroviamo a distanza di qualche mesetto, tante offerte, più o meno come Aldo. Tante offerte in questo periodo. Intanto ti sei fatto un'idea di quello che sta succedendo nel campionato di eccellenza? Ma il campionato di eccellenza in questo momento mi viene da pensare più che altro al nostro Bellaria, almeno al mio o quello di Giacomo. Insomma. Quindi siete in due tifosi in Italia. Ma sicuramente. Ecco. No, ieri c'era qualcun altro, è tornato. Quello col bandierino. 4, 5, 6, quasi qualcun altro. Mitico del Bellaria. Quello col bandierone. Con piacere l'ho ritrovato. Va bene. Prego, no, appunto, oltre Valterino no, è tornato un attimino di entusiasmo, perché sette vittorie non sono, ripeti bene, sette vittorie non sono poche, non si vedevano certamente da tempo, ecco. È un Bellaria ritrovato e quindi aspetta, vediamo un attimino poi l'evolversi delle situazioni, insomma c'è ancora qualche partita, un po' più di qualche ora rispetto a quelle dell'Igea Marina, speriamo che l'anno prossimo non ci si possa trovare nella stessa categoria e quindi vediamo, magari sarebbe anche bello due promozioni appunto nello stesso campionato. Perché no?
Hai sentito Giacomo, ha cambiato molto mentre dicevi due squadre nella stessa categoria. No, so che scherza Massimo, lui sicuramente sta scherzando perché ormai quasi ci siamo. Siete amici. Manca poco. Ma... Sì, siamo amici, giochiamo insieme, adesso da qualche settimana anche. Perdiamo. Va bene, perdiamo. Vediamo. Allora andiamo a vedere i risultati classifiche dopo l'ultimo turno di eccellenza con il nostro Stefano Papini e con la nostra Veronica. Prego. Ebbene sì, questi sono 32 gol segnati in questa 35esima giornata, partendo dallo 0-0 tra Corticella e Argentana, 0-1 Faenza Bella Reggia Marina, 0-1 anche tra Massa Lombarda e Cervia, 2-0 Castrocaro Classe, Real San Lazzaro Fioriccione 5-2, i gol non sono davvero mancati, Sant'Agostino Granamica 0-2, Olmedo La Progresso 1-4, un gol per parte tra Sasso Marconi e Rimini, 4-1 tra Faro San Pierana e Marignanese Samignanese 3-4. Diamo uno sguardo anche alla classifica, dove ovviamente troviamo ormai a Rimini 82 punti, Sasso Marconi 71, Classe 67, Fiericione 61, Samignanese 60, Castrocaro 59 e poi nella parte per così dire bassa della classifica San Pierana, Bellaria, Igea Marina, Cervia 37, Corticella 34, Faro anche e Olmeldola 23. E allora, caro il nostro Giacomo Alpini, guardatelo radioso stasera, veramente felicissimo. Cosa succede in questo campionato di eccellenza? Siamo mai arrivati alle ultime battute, l'abbiamo già detto. Ricordiamo poi, tra l'altro, Daniele, che in seguito a calcio di rigore ci sarà Sportup, dove proprio affronterete, no, in maniera più approfondita il campionato di eccellenza e in particolar modo tutto sul Rimini Calcio. Quindi invitiamo i nostri telespettatori a rimanere con noi collegati. Perfetto, Sasso Marconi Rimini, prego. Sì, da qualche settimana la lotta per questo campionato sono per il secondo posto. Ieri molto importante risultato Castrocaro Classe con la sconfitta del Classe e un punto di vantaggio per il Sasso Marconi che porta 4 e quindi è quasi a un passo dal secondo posto che garantirebbe il passaggio a questi play-off, questa fase finale dei play-off che potrebbe portare la squadra bolognese in graduatoria per un eventuale ripescaggio in Serie D. E soprattutto più che viva la corsa per la salvezza. Il Bellaria, settima vittoria, è riuscita a risalire la china e agganciare la San Pierana che inaspettatamente per me ha perso ieri a Faro. Infatti in questo modo ha rimesso in corsa anche il Faro e quindi veramente in giro di quattro punti ci sono ben 5 squadre che si contengono questi play-out. Le ultime due giornate saranno fondamentali, soprattutto il fattore casalingo. Infatti le prime tre, quindi San Pierana, Bellaria e Cervia, giocheranno 2 partite in casa, entrambe le partite in casa, mentre per Corticella e Faro molto difficile, 2 trasferte, soprattutto il Corticella dovrà incontrare la San Pierana e il Cervia, quindi veramente in trasferta la vedo molto dura per la squadra di Corticella. Per quello che riguarda il Faro c'è ancora un paio di squadre di un certo livello, ricordiamo che deve incontrare Classe e Fiericcione, quindi presumo che queste due faranno un po' più fatica delle altre. Adesso bisognerebbe vedere i prossimi risultati per cercare che c'è ancora la possibilità che una tra San Pierana e Bellaria, io lascio pensare a voi a chi penso io, quale preferisco, però è possibile che si possa anche salvare direttamente distaccando la terz'ultima più di 7 punti. Vedremo adesso, mancano 180 minuti, tutti da gustare. 50 volte ripetuto solo del Bellaria. Bellaria, ma non si può non dire di questo Bellaria, sette vittorie di seguito. Io non me la ricordo veramente da tantissimi anni. Ma anche noi ce ne siamo mai ricordati, veramente. Forse è la prima volta che succede la storia. Per me, sì, è proprio una delle prime volte. Guarda, tu sei un appassionato di storia, prova a studiare la storia del Bellaria e poi fammi sapere, che penso che interesserà tutta Italia quello che stai chiedendo. Massimo, voglio arrivare da te. C'è una squadra in difficoltà in questo momento, usiamo bene le parole perché comunque ci ascoltano anche da casa, c'è un'indagine aperta su una partita, quella relativa a Marignanese e Progresso, ecco come si riceve, com'è lo stato d'animo adesso secondo te dei giocatori della Marignanese, perché ricevere una notizia così dopo una partita che hai giocato, sapendo che anche alcuni compagni sono stati coinvolti, ecco come puoi affrontare il proseguo di un campionato?
Ma no, adesso mancano innanzitutto poche gare, quindi non è nulla compromesso per quanto riguarda la stabilità dei ragazzi, insomma. Se questo è successo saranno gli organi competenti che se ne accerteranno, insomma, però io non voglio neanche pensare che ci possano essere delle situazioni di questo genere. Tra l'altro conosco anche il mister, i due ragazzi che sono stati allontanati, però non credo che siano magari riferiti proprio all'indagine in corso, ecco. Volevo chiederti, la Fiera di Cione invece, che comunque potrebbe essere la sorpresa di questo campionato, quarto posto in classifica da neopromossa, è sicuramente un ottimo risultato, no? Conoscendo anche l'ambiente, tu come li hai visti? Fiera di Cione ha un allenatore che insomma è navigato, un buon allenatore, e comunque sia la Fiera di Cione viene anche da anni dove ha sofferto parecchio, tante vicissitudini, insomma. E l'ambiente in questo momento lo vedo molto sano, di conseguenza i risultati poi si vedono anche sul campo. E ricordiamo, Veronica, che ieri proprio l'altra metà della città, l'Unione Calcio Riccione, è stata promossa dalla seconda alla prima categoria. Sì, complimenti, complimenti a Mr. Dino, esatto, e ovviamente ai propri giocatori. Assolutamente. Andiamo a vedere il prossimo turno d'eccellenza e poi ci spostiamo in promozione. Come ricordavi tu, due servizi da vedere, quelli del Russi e del San Pietro, ci sono sfide importanti. Allora Giacomo, oltre al Bellaria, prima ci hai presentato un po' il prossimo turno, quale altra sfida ti piace? San Pierano Corticella penso che sia la gara più interessante che riguarda la zona per i play-out, però veramente è una sfida da guardare e da seguire con molta attenzione. Perfetto, queste sono un po' le partite della prossima giornata. I Rimini ne parleremo poi nel proseguo della nostra trasmissione con Sport Up, prossimo appuntamento per i biancorossi al Neri in caso. Andiamo avanti. Perfetto, allora scendiamo nel campionato di promozione Girone D, dove vediamo quello che è successo, 27 le reti segnate nella 33esima giornata, partendo da Reda Calcio Cotignola 3-2, 0-2 invece tra San Pietro in Vincoli e Calcio del Duca, 2-1 Russi Diegaro, 2 gol per parte invece tra Gatteo e Fosso Ghiaia, 1-0 tra Bacchia Cesenatico e Gambettola, non sono mancati i rigori tra Ronco Edelweiss e Giovane Cattolica, 2-2, Valle Savio Rialdo Vadola 1-1, un gol per parte anche tra Stella e Savarna e Tropical Coriano Torconca 3-1. Diamo uno sguardo anche alla graduatoria, dove ovviamente troviamo il Diegaro 76 punti e poi seguito da 65 punti del Russi, questa Giovane Cattolica e Arreda che continuano a battagliare 56 punti, Calcio del Duca 55, Torconca 51, mentre nella parte bassa della classifica Savarna 32, Rialdo Vadola 30, 29 Bacchia Cesenatico, Fosso Ghiaia 24 e Valle Savio 19. Ebbene, avevamo detto prima appunto che ci sono due servizi da vedere per quanto riguarda questa categoria, andiamo a vedere la sfida tra la prima e la seconda della classe, ovvero tra Diegaro e Russi. Servizio. Il Russi ottiene una magra consolazione, batte i rivali del Diegaro riscattando la sconfitta della data portandosi a meno 11 dalla capolista che con largo anticipo è stata promossa nel prossimo torneo di eccellenza. La partita mette in mostro Russi maggiormente voglioso di ottenere tre punti con questa rimessa lunga raccolta in area di rigore e depositata sui piedi di Gallamini che centra così la traversa. Qui grande fraseggio di gioco da parte dei padroni di casa, vari scambi che portano alla conclusione Fabri, senza un nulla di fatto. Il Russi alla mezz'ora passa, cross dalla destra e benvenuti, ben appostati in area di rigore, batte l'incolpevole Zollo, trovando il tappin vincente e ballando la dance col compagno di squadra. Il Diegaro, dall'altra parte, si vede con un traversone al centro che Casadio smanaccia, la difesa di casa allontana, ma gli ospiti provano a pungere con una gran conclusione alla distanza di Garattoni, deviata di testa da Nicolini, ma gioco fermo per fuorigioco. Nella ripresa la capolista sfiora la marcatura, tira botta sicura dentro l'area di rigore di Nicolini, ribattuto all'ultimo da un difensore di casa. Dall'altra parte Fabri fa le prove del gol, raccogliendo un assist su misura che l'attaccante sbaglia. Ma poco dopo in contropiede è lo stesso Fabri a siglare il raddoppio. Azione da centrometrista, palla servita dal compagno Benvenuti, rimpallo favorevole e destro di prima intenzione sotto l'incrocio dei pali. Via dunque ai festeggiamenti. Il Diegaro non rimane dietro la porta, anzi entra prepotentemente riaprendo i giochi con un altro bellissimo gol, questa volta la firma è ad opera di Mattia Nicolini. Lo stesso Nicolini sfiora la marcatura dall'angolo, tiro fuori di un nulla, mentre all'ultimo respiro, il tiro dalla distanza, porta la firma di Garattoni, ma viene bloccato senza problemi da Casadio. 2-1 in finale e di vincita avuta da parte dei Russi. Aldo, qui metto le mani avanti, ti tocco di nuovo ferro per scaramanzia nei tuoi confronti. Se stiamo parlando di promozione, se Ligia domenica dovesse vincere il campionato di prima categoria per l'appunto approdare in promozione,
i tifosi si devono aspettare un campionato tipo quello che sta facendo quest'anno il Giovane Cattolica o più quello che sta facendo la Stella e il Tropical Coreano? Noi tanto, come sanno un po' anche gli sportivi, 3 anni fa ce l'avamo ancora e siamo andati su per ripescaggio, perché quella volta lì non avevamo vinto il campionato, però siamo andati su come terza ripescata. Chiaramente avevamo fatto delle modifiche, qualche modifica, ma sempre tenendo conto un po' qual è la nostra prassi, qual è il nostro percorso, che richiede sempre quello di far giocare dei giovani e di ricercare dei ragazzi che abbiano giocato nelle squadre di Bellarigia Marina, e l'abbiamo fatto anche quella volta con la promozione. Chiaramente bisognerà chiedere un po' alla società, io la rappresento in qualità di direttore sportivo, però chiaramente è la proprietà che dovrà decidere cosa fare e come, ma penso che Ligia Marina nella sua storia fino adesso ha scalato qualche categoria, ma lo ha fatto sempre con un preciso percorso. Poi quello comunque bisognerebbe sentire un attimino cosa ne pensano i dirigenti, di se eventualmente, come tu mi vuoi far dire, cioè, domenica succede quello che chiaramente tutti vogliamo, però ci aspettiamo di fare domenica. Chiaramente voglio anche dare un'informazione ai nostri sostenitori, ai ragazzi della scuola calcio. Abbiamo già cominciato una programmazione dove i ragazzini le raduneremo in un punto prestabilito del paese, poi tutti insieme giungeremo allo stadio per incitare i nostri ragazzi, cercare di dargli quella spinta per compiere questo ultimo passo tutti insieme. E quindi faccio in questo momento un appello pubblico anche a tutti gli appassionati di Igea, anche di Bellaria. Chiaramente domenica c'è anche il Bellaria che gioca in casa, quindi ci divideremo un po' le simpatie, tranquillo. Però noi vorremmo, insomma, domenica che lo stadio di Igea Marina fosse veramente quello delle grandi occasioni. Qui però qualcuno da casa ti manda una frecciatina, dice: non sarebbe meglio giocarla fuori casa l'ultima dell'Igea, visti gli ultimi risultati casalinghi? Ovviamente è una battuta, però te lo scrivono da casa. Allora, questo qui è proprio oggi, ho avuto anche una piccola così, ci siamo sentiti anche con qualche altro dirigente, col mister. Chiaramente il nostro campo non è proprio al top quest'anno, dovuto anche al, come voi ben sapete, abbiamo 360 ragazzi nel nostro settore giovanile, abbiamo sì qualche campo, non abbiamo solo quello, però lo utilizziamo per la scuola calcio, lo utilizzano a volte anche il torneo dei bar, lo utilizzano i nostri albergatori che hanno bisogno di, a volte dobbiamo affittare i campi, quindi c'è il nostro campo, è un po' utilizzato da tante persone, e chiaramente quest'anno il manto non è proprio l'ottimo. Speriamo che entro domenica riusciamo a sistemarlo per dare veramente, forse questa secondo me, perché è una battuta ma è anche un riferimento al fatto che il nostro campo chiaramente non è perfetto quest'anno, e nelle ultime partite abbiamo giocato su campi invece veramente, quello domenica a Sant'Elmete era veramente un biliardo, e abbiamo potuto esprimere il nostro calcio, ma io sono convinto che riusciremo anche sul nostro campo domenica. Dai, bene, le nostre qualità. Bene così, fai bene anche a rispondere e a dire appunto anche ai tifosi per chiarire meglio la situazione. Adesso andiamo a vedere il secondo servizio relativo alla promozione Romagna, ovviamente quello dedicato al San Pietro in Vincoli. Servizio. Il San Pietro è con la testa già al prossimo campionato d'eccellenza, mentre il calcio del Duca cerca punti playoff. L'atteggiamento degli ospiti è più propositivo e si vede fin da subito. Al quinto, un errore in fase di disimpegno permette a Barducci di involarsi. Assist al centro per Colini, che calcia debolmente. Al 23esimo il calcio del Duca passa. Colini riserva un assist al bacio per Dumitru, che raccoglie l'invito del compagno battendo l'estremo di casa. Il raddoppio non tarda ad arrivare, esattamente 120 secondi dopo, complice l'incerta difesa di San Pietro, Collini ringrazia, approfittando una beffanda i verdi con i gol del 2-0. Ospiti vicino al Tris con un tiro cross di Barducci, non accolto questa volta da nessuno dei propri compagni di squadra. L'unica occasione dei padroni di casa arriva al 42esimo, to lancio in profondità a scovare Gatti, che adotta l'arma del pallonetto per beffare l'estremo ospite, tentativo da dimenticare. Il San Pietro nella ripresa prova a rispondere con 2 azioni in fotocopia, Fabri conquista palla, poi tira verso lo specchio della porta, ma Sanzani brocca. Uguale esito, ma questa volta non inquadra il bersaglio. Al 35esimo, Migliaccio ruba palla, poi va al tiro, ma senza fortuna. Al 37esimo, errore difensivo dello stesso portiere Sanzani, che innesta così Leoni, ma incredibilmente il centrocampista con la maglia numero 8 a tu per tu con l'estremo ospite spara addosso a quest'ultimo, che con i guantoni devia in occasione nuovamente per il Migliaccio, ma Sanzani ancora una volta difende a dovere la propria porta. Migliaccio questa volta ci prova dalla distanza con un diagonale insidioso, ma Sanzani respinge. L'ultima occasione arriva con un tiro di Maccolini che termina alto.
Ebbene, allora facciamo una battuta prima di andare in pubblicità, mentre chiedo al nostro Stefano di mandarci il prossimo turno di promozione. Alberto, qui ti volevo interpellare un attimo, no? Tu sei, per dare un consiglio ad Aldo, ma Aldo non ne ha bisogno, tu sei, hai conosciuto lo scorso anno la vittoria del primo, di prima categoria marchigiana per approdare per l'appunto in promozione. Quali sono state le difficoltà maggiori affrontate da voi? Beh, sicuramente la differenza tra prima e promozione è dovuta dal fatto che poi comunque c'è la regola dei fuori quota e quindi quello incide abbastanza sulla squadra, quindi poi vabbè, appena detto dell'importante settore giovanile che hanno a Bellaria, quindi penso che questo non sia un problema per loro. E poi chiaramente un po' il salto di categoria si fa sentire, perché tanto una categoria in più ci sono giocatori più esperti, quindi sai, a volte paghi un po' il salto. Da noi è stato il contrario, siamo partiti molto forte perché abbiamo fatto una partenza sprint, e però dopo chiaramente un po' abbiamo tentennato, sì, un po' troppo. Però l'importante, secondo me, le basi buone già le hanno, quindi quello è un buon punto di partenza sicuramente. Massimo, prima della pubblicità, telegrafico, è possibile, Giacomo fa finta di non ascoltarti, vedere un derby in promozione tra Igea e Bellaria? Ma no, me lo auguro di no, anche perché nel raggio di 5 km avere due squadre in promozione mi sembra, insomma, un po' non bello, non bello. Ecco. Drastico, poi dopo 350 da una parte, 100 passa dall'altra, no, uno dall'altra. Sì, no, quello, infatti volevo tranquillizzare Aldo. Sì, che domenica. Domenica c'è solo lui a Bellaria. Chi non va in Igea può sempre venire a Bellaria. Va bene. Rimaniamo qui e sul sorriso appunto di Massimo e Giacomo diamo la linea alla pubblicità per 2 minuti esatti. Allora, eccoci tornati in diretta con Calcio di Rigore. Aldo, voglio interpellare subito te, perché quest'anno c'è il rischio della double per voi? Sì, e per te in particolare. Sì, quest'anno è veramente un anno di quelli da ricordare, perché c'è, oltre appunto a questa ultima settimana che ci divide dall'ultima partita di campionato, poi dovremo giocarci anche la finale di Coppa Emilia, che in primo momento era stata fissata per il giorno 19 di aprile, poi è stata spostata. Adesso non sappiamo quando dovremo giocarla, parlano del 17 maggio, quindi alla fine, diciamo, dei campionati e dei turni di playoff. Quindi anche quello è un bellissimo appuntamento, perché l'Igea Marina torna in finale di Coppa dopo 20 anni, mi diceva proprio il presidente che l'avevano giocata ancora e l'avevano persa. Quindi noi abbiamo anche questa possibilità, che chiaramente fa capire il vero valore di questo organico, perché in questa Coppa hanno giocato anche tutti i giocatori, è stato anche un motivo per far giocare anche quelli che magari in campionato giocano meno, e però hanno dato dimostrazione che sono di un buon livello, anche, diciamo, quando si dice le seconde linee, ma non lo sono, perché per noi è un bel gruppo dove tutti hanno dato un contributo importante in queste due competizioni. E questa sera tanti auguri a? Sia mia moglie, che purtroppo ieri sera, quando Giacomo mi ha chiamato, gli ho detto sì, e poi non ho pensato che avevo un altro appuntamento. Però ecco, adesso è colpa mia. Quindi è colpa di Giacomo Alpini. Speriamo di rimediare. Adesso sono di Bellaria, non mi vedo, non mi possono vedere. Speriamo di rimediare in serata. Comunque gli faccio gli auguri a mia moglie, che oggi ci uniamo anche noi gli auguri, assolutamente. Vediamo allora intanto quello che è successo nel campionato di promozione Girone A. Intanto ci arrivano i saluti di Claudia. Ciao Vero, chiedo il nostro Alberto, ha qualche informazione o qualche dichiarazione da fare? Un saluto Claudia. Che salutiamo anche noi, ovviamente. Salutiamo, sì. Allora, questi i risultati della 28ª giornata, 22 gol segnati. Atletico Alma, Belvedere 3-1, la seconda della classe non molla la presa. Gabice Gradara, Laurentina 2-1, la prima della classe fa lo stesso. Ilario Lorenzini e Moia Vallesina 3-1, davvero decisive le ultime due giornate di campionato per decretare la vincitrice di questo campionato di promozione. Vigor Senigallia, nuova Real Metauro 1-0, buon momento davvero della Vigor Senigallia. Il Valfoglia ferma l'Usimano sullo 0-0, e poi qui davvero questo brutto momento che sta attraversando l'FC Senigallia, con l'Audax Piobico che ne approfitta 2-1.
1, vittoria rimonto invece per l'Olimpia Marzocca sul Vigor Castelfidardo, speranze playoff ancora vive 2-1 e poi c'è questo Passatempese Villa Musone, un punto per parte 2-2. Vediamo anche quella che è la classifica, dove troviamo in vetta Ilario Lorenzini, 62 punti con il migliore attacco, seguito a ruota dall'Atletico Alma con la migliore difesa, sono 58 i punti, e poi Olimpia Marzocca 46 e Vigor Senigallia 46, troviamo poi il Gabice Gradara che risale invece la graduatoria, 37 i punti, e poi nella parte bassa della classifica Vigor Castelfidardo 32, Laurentina 30 e zona rossa Audax Piobico 22 e Belvedere a chiudere a 14 punti. E allora Daniele, l'abbiamo detto prima, diciamo, con il nostro Alberto quando gli hai chiesto un commento relativo a questa gara, e allora andiamo proprio a vedere quello che è successo al Magi domenica tra Gabice Gradara e Laurentina. Il sogno salvetta griffato Gabice Gradara passa per Laurentina al Magi di Adriatici. Collezionano la decima vittoria stagionale con il bis di Alessandro Rossi e il deficit di un uomo in meno per metà gara. Auto Andrea Ceramicola a causa lavoro salterà le prossime due gare. I rossoblù non si scompongono e vedono concretizzarsi sempre di più la permanenza in promozione. A muovere i primi passi i giallorossi che trovano prima il muro difensivo, poi una conclusione troppo lieve. Al dodicesimo Caprini chiede penalty, ma come confermano le immagini non c'è contrasto in area. La tensione frena i locali, allora al quindicesimo Magini inventa una magistrale punizione dai 30 metri su cui nulla può l'estremo Adriatico. Botta e risposta, 5 giri di lancetta più tardi, Costa individua Rossi che cecchina Piagnarelli riportando lo score in parità. Al 24esimo buona chance per Cesaroni, Mattioli in protezione. Minuto 40esimo e la combinazione Arduini-Rossi vale il pass per la vittoria. L'attaccante rossoblù appone la propria firma raggiungendo quota 14 centri stagionali. Al 41esimo il Gabice Gradara resta in 10 rosso per Terenzi e si chiude così la prima frazione di gioco. Successivi 45 minuti di sofferenza per il Gabice Gradara tenace nel non abbassare la guardia. Al quinto Simoncelli cerca ma non trova il tris. Spazio poi alla Laurentina, serpentina di Bartolomeoli, Palazzi presente. All'11esimo ancora ospiti, Costa con i tempi giusti. Al 18esimo occasionissima per la Laurentina, Bartolomeoli devia Palazzi sulla sfera Caprini Arduini, portiere aggiunto per ben due volte compie il miracolo. Gabice Gradara che prova a mettere il naso in avanti al 20esimo alla ricerca del gol sicurezza, Simoncelli deve però fare i conti con la prontezza di Mattioli. Dalla parte opposta giallorossi frenati da Palazzi. Ospiti poi in 10 uomini al 41esimo per Rosso a Mattioli. Al 42esimo la Laurentina cerca con Cesaroni l'affondo, Palazzi in due tempi. Rossoblù senza timore con Fabbri chiudono la contesa. Al Magi Gabice Gradara 2, Laurentina 1. Non era facile, poi anche perché appunto dopo i primi 40 minuti siamo rimasti in 10 e le cose si sono un po' complicate, però questa squadra ha la fortuna di avere un gruppo fantastico che nei momenti di difficoltà tira fuori il massimo e ci siamo uniti, abbiamo fatto la nostra partita difensiva, siamo stati lì, abbiamo cercato di rischiare il meno possibile, a casa questi tre punti che per noi sono fondamentali in chiave salvezza. Bravo. E allora Alberto, facciamo i complimenti anche al Gabice Gradara, Daniele, che davvero si è risollevato dalle sorti che andavano davvero male purtroppo. E allora Alberto, ti chiedo, Elia parlava di questo gruppo fantastico, un gruppo fantastico che comunque ha vissuto questo campionato un po' corrente alterna, no? Perché come dicevi tu avete iniziato bene, poi c'è stata una flessione, poi con l'arrivo di mister Angelini vi siete un po' risollevati. E allora ti chiedo, intanto qual è stata la squadra più ostica che avete affrontato? Ma sicuramente i valori delle prime della classe, Ilario Lorenzini e Atletico Alma rispecchiano poi quella che è la reale forza delle squadre lì davanti, anche se come dicevo prima anche la Vigor Senigallia dal punto di vista del gioco è quella che mi ha impressionato di più, nel senso perché è una squadra molto giovane, da tutti i ragazzini dal 94 al 98 e giocano molto molto bene, quindi loro mi hanno impressionato, e tant'è che nelle ultime 7 partite è l'unica sconfitta che abbiamo fatto. E però sì, anche le due lì davanti lo dimostra anche il distacco di punti che poi hanno totalizzato, quindi i valori sono quelli, sì.
Senti, chi merita fra le due di vincere il campionato, visto che comunque ormai mancano due gare, ma comunque sono due squadre. Io con l'amicizia che ho con Ciccio Carta, che è l'allenatore dell'Atletico Alma, se non dico Atletico Alma domani mattina mi chiama subito. Però è anche vero che il Barbara è sempre stato lì davanti e è un passo praticamente, anche se domenica va poi con le FC Senigallia, che anche loro devono salvarsi, quindi non sarà facile per niente, però. Ah, sì. Lo possono perdere solo loro il campionato, dai, con 4 punti a 2 partite. Senti, Alberto, il Gabice Gradara come squadra, come società, anche negli anni passati, chiaramente campionato diverso, ha sempre avuto un reparto difensivo tra i primi in classifica, quindi quest'anno sicuramente le difficoltà ci sono state, molta tensione data da diversi fattori, infortuni, eccetera. Abbiamo visto Tebadi, che da centrocampista è diventato difensore. Quali sono state, secondo te, le difficoltà che avete affrontato proprio a livello di reparto difensivo e quale attaccante vi ha messo più in difficoltà? Ma a livello difensivo è normale che comunque quando fai un campionato che non lotti per vincere, poi anche se sono un amante delle statistiche che guardo sempre con Mino quanti gol prendiamo, però è normale, fai un campionato per salvarti, concedi per forza di cose qualcosina di più. E Tebaldi col mister, con Angelini, è stato spostato dietro anche poi per esigenze, comunque infortuni, ci è venuto a meno anche Facondini e quindi per forza di cose siamo abbastanza contati, quindi per esigenze è stato messo lì e sta facendo benissimo, perché comunque ha fatto molto bene. E attaccanti, non so, Pesaresi sicuramente è un buon attaccante, ha fatto 20 gol. Non è male. Poi anche Falcinelli della Vigor, molto bravo, un 97 che è molto molto bravo. E poi vabbè, vari Api, del Rolon, gli attaccanti dai bravi di categorie ci sono. Senti, vediamo intanto, chiedo al nostro Stefano Papini se ci fa vedere il prossimo turno, dove il Gabice Gradara dovrà affrontare fuori casa. Aspetta, scusa, però mi sono dimenticato di Alessandro Rossi. Assolutamente, no, nominiamolo perché mi è doveroso. Perché te mi hai chiesto delle altre squadre, però io devo dire che il nostro bomber adesso, più che ritrovato, lo metto davanti a tutti. Che è tornato a cecchinare dopo anche lui un periodo alla grande, negativo, quindi 14 gol. Quindi bomber lo mettiamo davanti. Senti Alberto, due gare dal termine, due gare fondamentali per la salvezza matematica di questo Gabice Gradara. Cosa dovrete mettere in campo in queste due gare, considerando poi anche le relative assenze che avete, quindi insomma fattori anche negativi che vi un po'... A mettere in campo sempre quello che abbiamo messo nelle ultime partite, quindi ogni partita prenderla come una finale, e come dicevamo col mister, quella di domenica con la Laurentina era il nostro play-out, perché comunque vincendo è stato importantissimo, poi per come si era messa la partita in 10 uomini siamo riusciti a compattarci lì, a tener duro, come ha detto anche il capitano. È vero, no? Nel senso, la forza del gruppo è sempre stata sia con mister Cangini prima e poi anche con Angelini abbiamo dimostrato che ci teniamo, perché comunque il cambio di allenatore, sai, col rapporto che c'era con Cangini prima non è mai facile, no? Dopo 4 anni, anche 5 anni, cambi allenatore, il rapporto che c'era, ormai eravamo una famiglia, invece... E anche il mister Angelini ce lo dice, ci siamo messi completamente a sua disposizione dal primo giorno che è arrivato, e secondo me questo, devo fare i complimenti a tutti i miei compagni, perché hanno dimostrato di avere attaccamento e di tenerci al Gabice, quindi faccio i complimenti a tutti. Perfetto. Daniele, passo a te la palla. Allora, io adesso direi di spostarci in prima categoria, girone H Romani. Andiamo a vedere quello che è successo nell'ultimo turno, nel penultimo turno. Ricordiamo che si è giocata la 29esima giornata. Questi risultati: Vissimisano Colonnella 4-0, Sporting Villa Alta Granata 0-1, Sant'Ermetti Igea 1-4, Romagna Junior San Clemente 2-2, Miramare Morciano 0-1, Real Miramare Pietracuta 2-0. Questa è una sconfitta che costa caro al Pietracuta al momento. Vissi Nova Fretta Spontricciolo 4-2, Verrucchio Poggio
Berni 2-2. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, per l'appunto ricordo che si è giocata la 29esima giornata, già Marina al comando con 58 punti, segue Pietracuta 56, Verrucchio 54, Granata 49, Bis Misano 47, Real Miramare 46, Morciano 40, Sant'Ermite Nuova Feta 37, Junior San Clemente 36, Miramare 35, Colonnello e Sponticciolo 34, Poggio Berni, Lumagna 28, Fanaio di Coda Villalta 12 punti. Dopo aver visto i risultati classifica andiamo a vedere il servizio dedicato a questa categoria, Nuova Feta Sponticciolo, servizio. Il Nuova Feta Calcio è un contenitore di talento che mette il petto in fuori e si fa strada nonostante il tempo che passa e il progresso che avanza. Ma il Nuova Feta finora ha saputo difendere il suo territorio, ha rimodulato le date, si è staccata per ora dalla costola della zona rossa e c'è da dire che aprile è apparso dicembre, quando anche allora si arrivava da un trend negativo importante, si giocava a campi opposti con l'avversario di turno Sponticciolo che beffava il gialloblu vincendo per 2-0. L'inizio da brividi con Filippo Capriotti, bravo ad approfittare di una disattenzione difensiva e a calciare in porta con Ronci pronto a rifugiarsi in corner. Dall'altra parte Eugenio Sebastiani danza sul pallone traversando al centro per l'inzuccata vincente di Stefanelli, desideroso di prendersi una rivalsa personale dopo l'espulsione nella gara di andata. E rimanendo sulla partita d'andata, lo Sponticciolo cade nella trappola della sfortuna e come Nuova Feta un girone fa, trova sulla propria strada i legni a negargli la gioia del gol. È la volta di Brisigotti. Rimessa lunga, Cupi serve Stefanelli che di testa chiama la deviazione in corner l'attento Battani. Altro corner battuto da Lorenzo Fraboni, Cupi volle in cielo, Battani respinge sui piedi Raffaelli che spara però alto. Il corner è divenuto una tradizione comunale e lo Sponticciolo ne approfitta nel miglior momento del Nuova Feta colpendo con Durante. Eurogol per il centrocampista dello Sponticciolo, classe 1987. Applausi del pubblico ospite non solo, ma l'urrà dello Sponticciolo dura appena lo spazio di 4 minuti, poiché Lorenzo Fraboni pennella un assist al bacio per la testa di Fabrizio Cupi, che trova il set alla destra di Battani. Nuovo vantaggio e nuova gioia gialloblu. Si gioca a viso aperto, calcio piazzato per lo Sponticciolo, pallone a servire la testa di Mohamed, che trova il guantone di Ronci a negargli la gioia del gol. Fraboni, direttamente da calcio piazzato, quasi sorprende Battani, che devia in corner. Dalla bandierina, nuovo assist del numero 10, Stefanelli di testa, risulta però impreciso. L'Eurogol di Durante viene emulato da Cupi inizio ripresa, stessa mattonella e piatto a scavalcare Battani per il 3-1. E ottavo centro di stagione per Fabrizio, che nella vita guida l'ambulanza, ma rischia di far venire l'infarto qualcuno con gol di questo calibro. Il fattore C, come dice lui, risulta decisivo. Per il terzino, annata da incorniciare, secondo miglior marcatore della squadra, dietro il solo Stefanelli. Fraboni, da calcio piazzato, reca qualche brivido a Battani, mentre Stefanelli, invece velocità, va via da un avversario prima di essere steso da Conti. Per il neo entrato, espulsione diretta. Lo Sponticciolo a questo punto tira fuori orgoglio e cuore, cross dalla sinistra di Brisigotti, botta al volo di Merlini che si stampa sulla traversa, secondo legno di giornata per gli ospiti, ma l'azione prosegue con un altro legno colpito questa volta da Durante. Fraboni, dalla sua mattonella preferita, chiama la risposta a Battani, poi dall'angolo la beffa è vicina per lo Sponticciolo quando Stefanelli si trova sui propri piedi il più comodo dei palloni da infilare in fondo al sacco per il 4-1. Nel finale lo Sponticciolo si guadagna il penalty grazie a Capriotti, tallonato da Raffaelli. Dagli 11 metri si presenta Brisigotti che firma il 2-4 finale. Nel recupero pestone di Merlini a Fattori, espulso anche lui e Sponticciolo che termina la propria gara in 9 uomini. In Nuova Feta a distanza di un mese torna a sorridere, ora la zona play-out tornano a sperare Poggio Berni e Romagna, mentre San Clemente, Colonnella, Miramare e Sponticciolo sperano di non staccare il biglietto per i play-out. Massimo, allora tu ieri rappresenta lo stato comunale di Nuova Feta, un commento su questa partita, salvezza si può dire, conquistata per quanto riguarda i colori giallo-blu. Ma credo che sia stata una partita conquistata veramente sul campo. Sponticciolo si è visto raramente fuori dalla sua metà campo, poche volte è riuscito a concretizzare quello che ha creato, poi in effetti abbiamo visto le due traverse. E poi però un Nuova Feta che era sul campo, direi che è stato forse una delle partite più belle, dove la sensazione che dava era una sensazione positiva, cioè poteva solo vincerla, e lo Sponticciolo invece era un po' remissivo, ecco, l'ho visto un po' così. Senti Aldo, stasera non lo posso stuzzicare, allora chiedo alla regia di mandarmi un attimo le immagini di repertorio che abbiamo, appunto questa qui è la partita a Secchiano giocata tra Nuova Feta e Igea. I complimenti anche all'Igea per questa stagione, tu nella realtà che conosci molto da vicino, da parte tua.
Insomma, Ligia Marina l'ho anche allenata per un anno e quindi Aldo Righini, so il suo operato, so quanto è capace di fare il suo lavoro e in più diciamo che sta anche godendo, ma come diceva prima è un progetto che poteva avere il suo essere, insomma, se qualche tempo fa le persone magari si mettevano in accordo, cioè la squadra che ha costruito Aldo è sostanzialmente una squadra costruita su tutto il settore giovanile del Bellaria Calcio, dove tutte le squadre erano professionistiche e quindi gode anche di questa situazione, ma chiaramente il gruppo fa la differenza da sempre, insomma l'IGEA è un grandissimo gruppo, ha un grandissimo staff e soprattutto anche una grandissima dirigenza. Rispondimi telegrafico il prossimo anno dietro la scrivania o in panchina? Dove ti vedremo? Bella domanda, ma non lo so. Tante situazioni, bisogna cogliere quella giusta. Sicuramente a calcetto il venerdì sera con Giacomo Alpino. Assolutamente sì, ormai è d'obbligo. Va bene, siamo in diritto ad Alivo. Ringrazio Veronica Lisotti. Grazie a te Daniele. Appuntamento anche lunedì 1 maggio con calcio di rigore 19:55. Non mancate. Ringraziamo Giacomo Alpini. Ciao a tutti. Ringraziamo Massimo Zanini. Buonasera a tutti. Grazie. Ringrazio Aldo Righini. Buonasera a tutti. E infine saluto e ringrazio Alberto Sabatini. Buonasera a voi. Noi ci vediamo tra poco, tutto su Rimini Calcio con Sport Up. Grazie.